Siamo con Mauro De Logu. Allora, è finito il girone d'andata con questo posticipo contro l'Anusei, vittoria roboante, possiamo dire 6-0. Avete chiuso al terzo posto, soddisfatto di questa prima parte di stagione? Sì, soddisfatto, anche perché tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'estate a allestire la squadra, diciamo che poi invece i risultati, insomma, ci premiano e premiano soprattutto i ragazzi dell'impegno profuso sinora. Ecco, diciamo che nelle partite casalinghe avete dato davvero il massimo, siete stati l'unica squadra a battere l'Anurese, avete pareggiato col Taloro, forse fuori casa si poteva fare qualcosa di più. Sì, effettivamente fuori casa, a parte Tonara e forse Ghilarza, che abbiamo giocato discretamente le altre partite, abbiamo sempre sofferto, non lo so, forse la fisicità o l'aggressività degli avversari. È certo che tra le partite in casa e quelle in trasferta c'è sempre una certa differenza. Forse anche l'abitudine a giocare sulla terra battuta, che poi fuori casa, insomma, la palla rimbalza in maniera diversa, gli ha condizionato. Beh, certo, i campi in sintetico, però ad esempio a Fonni e a Dorgali abbiamo giocato pessimamente su un sintetico, mentre invece a Tonara su un sintetico abbiamo giocato bene. Io credo sia soprattutto una questione di approccio alla partita. Sono ragazzi, alternano queste partite, alternano alti e bassi, ecco. Certo, tu lo avevi detto in tempi non sospetti che l'Anurese sarebbe tornata, diciamo, in corsa, e insomma poi ha chiuso come campione d'inverno. Secondo te è la squadra più forte rispetto alle altre o c'è ancora tutto da decidere? No, secondo me non confermo quello che ho detto all'inizio, perché conosco i ragazzi che ha l'Anurese, so anche che per l'Anurese è facile anche recuperare ragazzi per la Juniore, perché è un grosso centro, c'è anche l'ambizione di giocare con l'Anurese. Certo. Poi strada facendo hanno, insomma, inserito giocatori in prima squadra e quindi di conseguenza hanno liberato qualche giovane che adesso sta giocando in pianta stabile con la Juniore. Certo, adesso ci sarà questa lunga sosta natalizia, insomma non sarà facile allenarsi senza la motivazione della partita, no? Questo è vero, però c'è anche il discorso che giocare nel periodo festivo comporta ugualmente problemi, perché è difficile allenarsi, quindi alla fine forse è meglio una bella sosta. Noi rispetto agli altri siamo stati più fortunati, perché abbiamo fatto una partita in più, gli altri sono a riposo già da sabato. Sì, certo, adesso per quanto mi riguarda noi ci riposiamo solo questa settimana, anche perché abbiamo qualche problema di qualche ragazzo che non c'è, qualche infortunio da recuperare, però subito dopo Natale riprendiamo a pieno ritmo, cercheremo di tenere la condizione che abbiamo, che è abbastanza buona. Ecco, delle squadre che avete trovato, a parte Nurese e Taloro, secondo te qual è quella che ha i ragazzi più interessanti? Ma a me ce ne diverse, mi è piaciuto l'Orgalese, mi è piaciuto in parte anche il Tonara e mi è piaciuta la Macomerese, che qui ha perso 2-0 con noi. Però una bella squadretta, che soprattutto ho notato in quasi tutte le squadre il senso del gioco, e questo secondo me assolutamente importante. È una cosa molto importante. Certo, adesso per chiudere manda i tuoi auguri di Natale a tutti i tifosi dell'Orani. Beh, certo, buone feste a tutti, anche perché insomma con i tempi che corrono ci vuole proprio un bel augurio. Esatto. Benissimo, noi ringraziamo Mauro De Logu. Mauro, complimenti per questo bel girone d'andata con la Juniors dell'Orani e per il lavoro che stai facendo con i giovani oranesi. In bocca al lupo per il 2012. Crepi.